Ciao Kit! Ciao Ciao amico. a tutti amici e bentornati a questo nuovo appuntamento con la B-TAC di Supercar Beatozzini, questa fantastica collezione dedicata a costruire il modello 1A8 della famosa automobile protagonista della serie TV degli anni 70, ovvero la nostra poderosa Kit. Come vedete, siamo sempre in compagnia del suo computer di bordo, che è il protagonista indiscusso della serie, insieme chiaramente al suo amico umano Michael Knight, e ci accingeremo quest'oggi a affrontare le fasi di montaggio che vanno dalla 81 alla 85. Prima di farlo, però, come al solito, faremo una Questo piccola rassegna non è chiedere un stampa. miracolo. Ma no, non è un miracolo, Kit, sarà semplicissimo. Qui è tuono nero. Ecco, Kit si è ubriacato quest'oggi, come vedete. Bene, allora diamoci subito da fare e diamo un'occhiata al contenuto dei fascicoli Turbo Boost. Forse hai ragione. Oh, meno male. Allora, ragazzi, prima della rassegna stampa volevo fare un punto un po' della situazione sul problema dei fari che molti stanno avendo. Pare che in alcuni Sei casi. sicuro? Sì, sono sicuro, Kit, perché ci è stato segnalato sul gruppo Facebook, a cui invito tutti gli amici che ci seguono ad iscriversi se non l'hanno già fatto per seguire questa fantastica build-up. Allora, il problema qual è? Non dirai sul Che, serio? sì, dico sul serio, Kit, prendimi un caffè, se no tu non mi fai spiegare nulla. Dicevamo, il problema qual è? Il problema è che quando azioniamo il telecomando per far alzare i fari, questi non si alzano completamente, ovvero quando fanno l'escursione, in questo caso verso il basso, visto che la macchina è rovesciata, come vedete, non arrivano fino a fine corsa, ma rimangono semiaperti. Allora, sinceramente, non so di preciso da cosa potrebbe dipendere, nel senso che dipende molto da come avete effettuato voi le fasi di montaggio. Un paio di suggerimenti vi li posso dare. Allora, la prima cosa da fare, chiaramente, è verificare le viti poste ai lati del modello, che chiaramente non devono andare a intruppare con nessuna parte. In questo caso chiaramente non lo potrebbero fare perché intorno non hanno nulla, ma per quelli di voi che già hanno cominciato a metterci sopra il cofano eccetera, magari potrebbe dare problemi, quindi magari, ecco, controllate che non sia quello il problema, ma sicuramente è una minoranza dei casi. Un'altra cosa che dovete verificare è che la posizione di chiusura, cioè quando adesso sono a riposo i fari, queste linguette della asta di azionamento devono andare a toccare l'interno qui del telaio. Vedete? Questa tocca perfettamente sul telaio qui diciamo della parte dove toccherà il cofano, no? Quindi questa è una prima cosa, perché se già queste sono posizionate, per dire, un pochino alzate, ovviamente avranno meno corsa, no? Quando arriveranno una volta azionate qui dall'asticella. Però non sono nemmeno convinto che sia questo il problema, perché secondo me nessuno avrà sbagliato questa cosa. Una cosa che potreste aver sbagliato è il montaggio di queste asticelle su cui sono collegate le molle, queste piccole staffette di plastica, perché queste hanno il verso, cioè quella destra e quella sinistra. Se non l'avete montate nel verso giusto, potrebbero darvi problemi, perché comunque il tiraggio della molla è differente, ok? E sicuramente andrebbe anche un pochino per storto la molla, quindi è una cosa che dovete verificare. Anche questo mi sembra strano che qualcuno l'abbia sbagliato, ma potrebbe anche essere. Eccola qua, vedete? Cioè, rispetto al faro, l'angolazione che deve avere la staffetta, una è questa e l'altra è questa qua, ok? Se per dire vedete che l'asticella è girata da quest'altro lato, è sbagliata, quindi verificate quello. Però quello che sicuramente per me potrebbe aver compromesso il tutto è il motorino, nel senso che io adesso non vorrei rismontare tutto, però come voi sapete dentro c'è il motorino, no? Che aziona il movimento, e il motorino, come sapete, va ad incastrarsi con la sua rotella dentata qui insieme all'asta di azionamento. Oh, cosa potrebbe succedere che crea il problema? Potreste aver in qualche modo inserito il motorino in posizione quando magari i fari non erano completamente chiusi. Come
come invece devono essere in questo, come in questo caso, vedete che sono completamente tirati su, ma magari erano un pochino già giù. Questo potrebbe avere in qualche modo compromesso la quantità di corsa che la rotella dentata può fare quando fa l'azionamento dei fari. Altra cosa che potreste aver magari sbagliato, anche se la vedo più complessa, è aver messo il motorino invece che in posizione orizzontale in posizione verticale, ovvero in un modo in cui il motorino risulta un pochino più alto e magari facendo così non riesce per qualche motivo ad avere la sua sincronizzazione di corsa per far fare la rotazione ottimale all'asticella. Queste sono solo mie idee, ragazzi, non sono sicuro che siano corrette, però provate, perché a questo punto l'altra spiegazione altrimenti che mi viene in mente è che siano difettoso il motorino e che non faccia la rotazione completa e che si interrompa prima. Ovviamente abbiate cura anche di lubrificare qui i passaggi dove l'asticella di azionamento viene diciamo tenuta in posizione con queste due staffette, in quanto se quella non scorre diciamo con facilità potrebbe fare ostacolo anche proprio il semplice movimento di alzata e chiusura. Quindi sono tutti piccoli accorgimenti a cui dovrete andare a diciamo a badare. Se con questo pure non riuscite a risolvere, ragazzi, a questo punto potrebbe essere un problema veramente del motorino, che magari non fa completamente la sua corsa, quindi in caso fatevene mandare uno in sostituzione. Bene, fatto questo piccolo diciamo consiglio, passiamo alla rassegna stampa dei fascicoli. Fascicolo 81, l'episodio in questione è La clinica della scienza seconda parte, che fa parte della stagione 3, l'episodio 20. Come al solito abbiamo le funzioni di kit, alcune curiosità spiegate, una rassegna di foto relative all'episodio, quest'oggi con un bel leoncino qui, la solita diciamo elencazione della colonna sonora utilizzata, sempre con svariati cantanti famosi dell'epoca e anche di adesso ovviamente, le foto tratte dall'episodio in maniera un pochino più dettagliata e le parti relative al montaggio. Questa volta andremo a montare gli altri faletti anteriori presenti sotto il paraurti. Questo sarà chiaramente molto facile, quindi non richiederà particolari cose, vedete? Poi ovviamente andremo probabilmente anche a inserire questi due pezzettini tipo alettoncini qui su, sempre sul paraurti frontale, e credo che ci facciano probabilmente anche testare il funzionamento. Ecco qua, vedete? Andranno collegati i cavi dei vari LED, quindi comunque una cosa abbastanza semplice. Andiamo a vedere il fascicolo 82. Nel mirino del laser, l'episodio 21, stagione 3. Anche in questo caso le funzioni di kit vengono spiegate. Ci sono alcune frasi dette da Michael. Abbiamo una serie di inquadrature delle varie funzioni della nostra amata kit, ancora la colonna sonora, altre foto dell'episodio, e monteremo in questo numero la struttura interna e gli ancoraggi del paraurti anteriore, quindi la struttura dove poi fisicamente andremo ad applicare il paraurti. Anche in questo caso dovrebbero essere pochi passaggi, non vedo particolari difficoltà, quindi non dovremmo trovarci di fronte a problematiche troppo complesse. Vediamo il fascicolo 83, l'episodio Kit al circo, episodio 22, stagione 3. Una frase detta da Kit: Michael, il cancello principale è aperto, c'è tutto lo spazio che vuoi. Sempre un'altra frase, come vedete, alcune foto. Le funzioni di kit, qui fa una specie di tac, come vedete, una bellissima immagine del modello, cioè il modello dell'autovettura utilizzata nella serie, ancora immagini dell'episodio. Questa volta andremo a montare il parafango destro, chiaramente andrà inserita qui la freccia, no? Quindi diciamo un passaggio abbastanza veloce. E qui abbiamo una specie di riepilogo che non abbiamo mai visto prima, ma che ci fa mostrare come procede il nostro avanzamento montaggio, vedete?
abbiamo qui visualizzate tutte le parti che finora abbiamo già montato e quindi diciamo siamo già a un buon punto ormai. E qui parlo delle gomme, non so dirvi di preciso in cosa consiste la cosa, ma comunque la leggeremo poi mano a mano. Una volta montato, ognuno va a casa sua. Qui purtroppo il fascicolo è arrivato anche strappato, vedete? E vabbè, succede. Allora, fascicolo 84, la quarta stagione, quindi ci viene fatta l'introduzione a quella che sarà la quarta ed ultima stagione della serie. Come vedete abbiamo un kit rinnovato che ha l'abilità anche di diventare una cabrio. Il Super Pursuit, quindi quella funzione che consentiva di raggiungere velocità estreme. E qui andremo a montare ancora le parti del parafango anteriore destro, mettendo la parte sottostante, vedete? Ancora qualche modulatura varia da inserire. Qui pare che andremo a lavorare anche su un pochino sul cofano. Ce lo faranno proprio montare sul telaio, vedete? Quindi non sarà più a quel punto rimovibile, cioè volendo lo sarà, ma bisognerebbe risvitare il tutto. E quindi già la nostra kit prende la sua forma un pochino più definitiva. Ultimo fascicolo da vedere prima di passare al montaggio è il numero 85. Vi ricordo che la collezione si completa a 110. Questa volta è Formula Kit, prima parte, episodio 1 della stagione 4. Ancora una volta le funzioni di kit elencate, frasi dette dai vari personaggi, in questo caso Devon, alcune curiosità, altre foto tratte dall'episodio, eccole qua, e in questo caso andremo a montare l'indicatore di direzione sul parafango sinistro, ecco qui. Anche questo passaggio sarà relativamente semplice, quindi non dovremmo metterci troppo. Bene, a questo punto non perdiamo altro tempo e cominciamo con il montaggio. Ma che dici? Sì, cominciamo, eri fuori campo, ti ho messo dentro. Mi dispiace, le mie indagini hanno dato risultati negativi. Va bene, allora passiamo al montaggio del fascicolo 81, Turbo Boost. Bene amici, in questo fascicolo 81, come detto in precedenza, monteremo i faretti. Quindi rientrerà in gioco il pezzo del paraurti, dove abbiamo già montato lo scanner in precedenza, e andremo a riempire con i faretti e con il sensore di parcheggio, una diciamo licenza artistica che si sono presi questi della Diagostini, in quanto hanno usato come riferimento una replica non proprio precisa a quella del telefilm, e appunto inseriremo questo sensore e poi i relativi faretti. Quindi cominciamo assemblando tra loro le parti che compongono il singolo faretto, che sono queste cornicette, i relativi vetrini e i pannelletti di chiusura. Il tutto poi andrà chiaramente assemblato mediante le viti AP, mentre il sensore andrà messo con una vite AM. Allora cominciamo con il sensore. Ecco qua, dovremo inserire il sensore su questo perno su cui avvieteremo, vedete? Questo qui centrale. Forse il metodo più semplice è inserirlo direttamente con la vite e con il cacciavite. Quindi prepariamo la vite sopra, il cacciavite terrà insieme tutte e due le parti insieme al dito, vedete? E poi lo andiamo a incasellare lì, ecco qua, in questo modo, vedete? Ci vuole un po' di pazienza perché ovviamente farlo tenere in posizione non è proprio semplice, ma alla fine si fa, insomma, ok? Il passo successivo è assemblare i vari faretti tra loro. Allora prendiamo una delle cornicette, eccola qui, e ci mettiamo dentro il suo vetrino in questo modo. Poi prendiamo la sua copertura e la andiamo a posizionare sopra. Ora, per concludere la chiusura del tutto, utilizzeremo, come detto in precedenza, le viti AP.
Questo è il risultato che dovete ottenere quando è finito il montaggio del faretto. Come vedete, dovete avere la vite posizionata qui sul lato superiore destro e sul lato inferiore sinistro. Gli altri due fori devono essere liberi. Replichiamo la stessa operazione anche per i rimanenti faretti. Il sistema è identico. Bene, una volta assemblati tutti i gruppi ottici dei faretti, procediamo a montarli sopra il paraurti frontale. Quindi giriamo il paraurti, posizioniamo il primo dei faretti qui sopra le, diciamo, strutture su cui andrà, sui perni quindi su cui andrà avvitato, e procederemo ad assemblarli utilizzando le viti AM. So che non si vedrà facilmente perché ovviamente è tutto interno, ma più di questo, ragazzi, non so mostrarvelo. Ricordo sempre di non stringere eccessivamente, altrimenti si potrebbe inclinare la plastica. Passiamo anche alla seconda vite. Ecco qua, in questo modo. Attenzione a una cosa, per, diciamo, rifinitura estetica, notate che qui ci sono dei puntini, no? Da un lato ce n'è uno, da una parte ce ne sono due rivolti verso, diciamo, il basso, e anche da quest'altra parte sono presenti gli stessi puntini. Ora, chiaramente, io per, diciamo, linearità estetica vi consiglio di orientarli montati in questo modo, sempre con questi due, diciamo, messi in quella sequenza. Non so se sia possibile montarli al contrario, non ci ho provato, però nel dubbio vi ho segnalato questa curiosità, così magari ci state attenti. Adesso proseguiremo, monteremo questi altri due faretti rimanenti e ci vediamo direttamente a fine montaggio. Eccolo qui, ragazzi. Ah, adesso già fa tutta un'altra figura. Ovviamente il montaggio è relativamente semplice, non comporta difficoltà particolari, l'unica cosa è che dovete avere un po' di pazienza nel posizionare il pezzo dentro qui e avvitare le sue viti, perché purtroppo, non essendo comodissimo il punto, vi fa magari perdere un po' di tempo, ci potrebbe essere il caso che la vite vi sfugge via, vi cada, eccetera, però piano piano un po' di pazienza si fa, non è niente di impossibile. Bene, ora andremo ad applicare questa specie di alette sopra al paraurti. Attenzione che queste alette sono dotate di lettera, come vedete questa è L, perché questo che vedete a destra è il lato sinistro della vettura, ok? Perché sarà girato in questo modo, quindi il lato guida per noi italiani, ok? Stare in Inghilterra la lato guida sarebbe di qua, ma non è il caso nostro. Allora, sarà posizionato in questo modo. Ok, stessa cosa dall'altra parte, andranno bloccati in posizione poi con quattro viti di tipo BP. Quindi cominciamo prima da questo e lo avvitiamo, recuperando ovviamente le viti. Non avvitate completamente, inserite prima l'altra vite in modo da evitare che possa andare fuori centratura dall'altra parte, e solo successivamente stringeremo tutte e due le viti fino a fine corsa. Ovviamente da questo lato è più difficile perché siamo un po' messi in diagonale rispetto alla verticale della vite. Questo è il risultato finale. Procediamo nello stesso modo dall'altro lato. Ovviamente i fori su cui andranno avvitate saranno questo e quest'altro qua.
Bene, una volta montati tutti i faretti all'interno del paraurti, procediamo staccando dalla zona del cruscotto il cavetto contrassegnato con la lettera R, cavetto che alle sue estremità, come potete notare, ha i LED che andranno a posizionarsi dentro proprio ai faretti. Come vedete, ha una parte di cavo più lunga e una più corta. Come vanno montati? Allora, innanzitutto dovremmo girare il nostro paraurti in questo modo, ovvero con la parte dello scanner rivolta verso il basso e il chip da questo lato, vedete? Cominceremo montando i singoli LED del cavo più corto, quindi misuratelo bene affiancandoli e per prendere quello più corto, all'interno dei singoli faretti, ok? Cercando ovviamente di non tirare in malo modo i fili, quindi allontaniamoli, diciamo, un pochino l'uno dall'altro. Cominciamo dal primo e lo andiamo a posizionare all'interno. È sufficiente fare una leggera pressione e il cavo entrerà. Stessa cosa facciamo anche sugli altri. L'ultimo è chiaramente un pochino più difficoltoso perché abbiamo il circuito dello scanner che ci fa un po' di impedimento ai movimenti. Ecco qua. In questo modo possiamo verificarlo anche davanti, dove vediamo i LED. Operiamo allo stesso modo ora, andando a posizionare i faretti del cavo più lungo. Diamogli sempre un pochino di spazio tirando delicatamente, in maniera da separare le varie coppie di fili. E poi cominciamo inserendo il primo. Anche in questo caso ci sarà a farci ostacolo lo scanner, quindi ci vuole un pochino più di pazienza. Ecco qua. Ecco qui, verifichiamolo sempre anche frontalmente, questo qui non entra proprio bene. Dovrò provare probabilmente ad allargare un pochino il foro. Eccolo qua, è entrato anche questo. È bastato usare il cacciavite in dotazione, puntarlo leggermente sopra il foro, farlo ruotare qualche volta, sfilarlo e mettere il LED e andarlo subito bene in posizione. Quindi quello che dobbiamo ottenere alla fine è questo. Ok? Vi ricordo, da questa parte è cavo corto, da questa parte è cavo lungo. E con questo abbiamo montato il fascicolo 81. Possiamo passare al montaggio del fascicolo 82, Turbo Boost. Bene, ora andremo ad operare montando le parti, diciamo, della struttura interna del paraurti anteriore. Non direi sul serio? Eh sì, faremo proprio questo, Kit. Allora, recuperiamo nuovamente il gruppo del paraurti, eccolo qua. E la prima cosa... Sì, dimmi, Kit. Cerca di parlare il meno possibile. Ma purtroppo devo parlare per spiegare le cose, quindi magari fai silenzio tu, grazie. Allora... andremo per prima cosa a far passare tutti i cavi qui all'interno e li, diciamo, bloccheremo in posizioni con queste due staffettine, una più grande e una più piccola, che ci sono state fornite. Allora, la prima cosa che ci viene detta da fare è di far passare questa parte del cavo, che è quella del cavo più lungo, sì, esatto, più lungo in questo caso, qui all'interno, tra questi due, diciamo, perni forati dove andrà bloccata poi la staffetta, vedete? Qui così. Per proseguire e far passare anche il resto del fasciame di fili all'interno qui di queste sezioni. Però adesso, per comodità, io direi che conviene prima bloccare con la staffetta 82D questa parte di cavo qua, in maniera tale che non si muoverà più.
la staffetta 82D è quella più piccolina e lo bloccheremo utilizzando le viti AM. Allora, facciamo in modo che il filo non tiri in maniera eccessiva, però sia completamente comunque disteso. Ecco, lo mandiamo dentro in questo modo. So che non si vede molto bene, ragazzi, ma purtroppo il punto è quello che è. Allora, vedete, comunque quello è dove dovremo andare a operare, dove passa il filo nel mezzo e ci sono quelle staffette. Io adesso cercherò di metterle tutte insieme con un colpo solo. Ecco qua, sono riuscito ad agganciare. Direi che è un colpo di fortuna più che bravura, ragazzi. E adesso, prima di completare il serraggio, metto la seconda vite. Completiamo anche il serraggio della prima vite. Ecco qua. In questo modo. Adesso faremo passare tutti questi cavi, compreso anche quello dello scanner, attraverso questo passaggio tra le varie colonnine dove andranno poi avvitate le varie altre parti. Allora, i fili andranno presi tutti insieme. Se vogliamo possiamo piegare magari un pochino questi dei LED senza fare danni, ovviamente. Per dare un po' di direzione al cavo, ecco, prendiamone magari una alla volta per fare meno confusione. Passiamo prima sotto al cavo questo, cioè alla colonnina questa qui, diciamo che è più in basso, ok? Poi passiamo in alto rispetto a quest'altra, vedete? Così, e lasciamo i fili che escano da questo lato in posizione. Ovviamente faremo la stessa cosa anche con il cavo dello scanner. Quindi lo facciamo passare delicatamente qua. E andrà chiaramente tra sopra quest'altra, vedete, qui, questa che sta qui, e passerà qui in mezzo. Ovviamente utilizzeremo queste due, diciamo, colonnine. Aspettate che adesso ve le inquadro. Allora, questa e questa, per agganciare la staffetta più grande, questa qui, che terrà i fili fermi tra loro. Ok, prendiamo sempre le viti, ancora una volta sono quelle AM, ora inseriamo la seconda vite. E completiamo il serraggio. Ricordo sempre di non stringere eccessivamente. Ecco qua. Il passaggio dei cavi è effettuato in questo modo. Si parte da qui. Anzi, cioè si parte da qui con l'estremità più lunga del cavo dei faretti, passa qua sotto
viene bloccato da questa staffetta più piccola, ripassa qua, si unisce alla seconda sezione dei tre faretti presenti da questa parte, si prende anche il cavo dello scanner, passiamo qua sotto, poi ci dirigiamo al centro tra questi due perni e usciamo qui di lato, ok? Non è difficile, chiaramente richiede come sempre un po' di pazienza. Bene, ora andremo ad applicarvi all'interno il rinforzo interno del paraurti, che è questo pezzo qua. Allora, lo orientiamo in questo modo, come vedete. Qui ci sono queste alette più larghe, qui c'è presente una aletta centrale ed è la parte, diciamo, scavata all'interno, la parte invece così, diciamo più esterna, è quella che va verso l'interno del paraurti. Ok, un altro orientato in questo modo, riprendiamo il corpo del paraurti che abbiamo assemblato, lo riteniamo orientato sempre con il chip rivolto qui verso il basso a sinistra e andiamo ad applicare all'interno questa struttura che si andrà ad ancorare su questi perni che vedete qua, vedete? Sono andati sul fuori fuoco. Allora, qua e qua e dall'altra parte qua e qua, e lo faremo utilizzando 4 viti GM. Quindi applichiamo il pezzo, va dentro abbastanza facilmente, non dovreste avere troppe difficoltà, e poi procediamo ad avvitare. Io vi consiglio sempre, per centrare, di mettere prima una vite da un lato, una qualsiasi delle due, non ha importanza quale. Non avvitate completamente, lasciate sempre un pochino lento, in maniera tale da poter assestare il pezzo dall'altra parte se necessario. E poi passiamo all'altro lato e mettiamo un'altra vite qua, in maniera che il pezzo rimarrà centrato. Rimane anche da solo, ma facendo così siamo certi che la centratura è più precisa. A questo punto possiamo applicare anche le altre due viti. Possiamo andare adesso fino al serraggio completo, Ecco qua, non stringiamo troppo che non serve. Ecco qua. In questo modo. Bene, ora utilizzando delle viti BP andremo ad ancorare questi supporti che sono in realtà l'ancoraggio del paraurti. Anche io, Kit. Mi dispiace, le mie indagini hanno dato risultati negativi. Vabbè, ma devi fidarti di me, è questo che faremo adesso. Davvero eccellente. Bene, perfetto, allora continua a riposarti un attimo. Allora, il primo che andremo a mettere è quello con la lettera L, quindi prendo quello, eccolo qua, vedete c'è la lettera sopra, e andrà posizionato da questa parte, tenendo sempre girato nel solito modo il paraurti, da questo lato qua. Quindi vediamo un attimo, dovrete fare in modo che i fori si corrispondano nell'angolo in alto a sinistra e angolo in basso a destra. Ok, quindi andiamo a posizionarlo sopra la struttura. Dall'altra parte ovviamente ci sarà un pernetto, vedete, che entrerà nel buco, nel foro presente dall'altro lato, quindi qui sotto. Ecco qua, stessa cosa, controlliamo la centratura del foro e
e del pernetto da quest'altro lato, ecco, in questo modo. Una volta fatto, prendiamo le viti PP e procediamo ad inserirle. Ecco qua. In questo modo, vedete? Ovviamente ripeteremo la stessa operazione per posizionare il pezzo R da quest'altro lato, che ovviamente andrà predisposto con i buchi in questo modo. Ecco qua. Possiamo anche girarlo ora. Ecco, questo è come dovrà apparire il montaggio alla fine di questo passaggio. Ok? Avremo i fili che escono dal lato guida in pratica, vedete? Questo sarà il lato guida della vettura. Fa veramente un bel effetto, ragazzi. Bene, a questo punto possiamo passare al fascicolo 83 Turbo Boost. Bene, cominciamo questo montaggio relativo al fascicolo 83 inserendo l'indicatore di direzione nel parafango destro. Indicatore di direzione che, come diciamo a Roma, è comunemente chiamato a freccia. Ok, montaggio molto semplice, in realtà basta prendere il pezzo di plastica arancione trasparente, come vedete è serigrafato con la lettera R, ok, e lo andiamo ad inserire all'interno seguendo questa direzione qua. Vedete com'è la forma con questa curvetta qui da questa parte? Questo va inserito qui all'interno dei due piccoli perni forati, ok? Chiaramente deve spianare bene all'esterno. Poi prendiamo questa placchettina, cromata, ok? Che praticamente sarebbe l'interno del faretto di direzione, e lo andiamo a posizionare sopra, facendo chiaramente corrispondere i buchi sui perni rialzati, in questo modo, ok? Il tutto ovviamente andrà poi bloccato in maniera più definitiva con due viti di tipo EM. Ricordo di avvitare lentamente e di non forzare quando arrivate a fine corsa. Ok, andiamo a posizionare anche la seconda vite. Ok? Bene, come avete visto è stato un passaggio veloce, molto semplice, e con questo possiamo passare direttamente al fascicolo 84 Turbo Boost. Bene, cominciamo il montaggio delle parti allegate al fascicolo 84, ci occuperemo di lavorare ancora sopra il parafango anteriore destro e poi monteremo anche il cofano in maniera definitiva sulla vettura. Allora, intanto montiamo questa piccola parte che ci è stata fornita qui su questa feritoia, su questa presa d'aria del parafango. Prima di inserire quella parte in plastica, metteremo questa piccola griglia metallica che va semplicemente applicata qui dentro, vedete? Qui così, ok? Poi prendiamo questa parte in plastica segnata con la lettera R e la andremo a far calzare in questa posizione. Dovrebbe calare dentro senza difficoltà, vedete? Rimane leggermente fuori, ma è normale che sia così, perché non l'abbiamo ancora avvitato, quindi si crea un po' di spessore. Poi la dovremo capovolgere e l'andremo a serrare in posizione su queste due parti qui, su questi due fori centrali, più centrali, diciamo,
utilizzando due viti che sono quelle di tipo BP. Ecco qua, in questo modo. Il risultato che otterremo è questo. Bene, ora andiamo a applicare sopra la struttura questa parte qui, che è una specie di copertura per il parafango, ok? Lo andremo a posizionare qui sopra in base ai punti di aggancio per le viti che trovate direttamente qui sopra. Vedete, ci sono questi perni qua che corrisponderanno proprio al punto dove andrà avvitato, ok? In questo caso utilizzeremo tre viti di tipo EM. Ecco qua, in questo modo. Anche questo passaggio è molto semplice, ragazzi. Bene, ora possiamo passare al montaggio del cofano. Allora, ragazzi, per prima cosa ci viene indicato di lubrificare questa asticina che fa parte del gruppo del piccolo pistoncino che serve per alzare il cofano. E io per farlo vi consiglio di usare un lubrificante a base siliconica e non un comune svitol o WD-40 o quello che avete, insomma, bensì uno di tipo siliconico. Questo perché? Perché siccome operiamo su delle parti in plastica, quelli a base siliconica ci danno maggior certezza di non danneggiare le parti, cosa che invece magari i comuni lubrificanti potrebbero fare. Ok, quindi io con un losillo di uno stuzzicadente metto un po' di lubrificante al silicone, vedete? E poi faremo fare un po' di volte su e giù per far lubrificare bene tutta la struttura. Chiaramente alzeremo alla massima escursione. Faremo la stessa cosa anche dall'altro lato, ovviamente. Quindi giriamo un attimo il pezzo. Ecco qua, facciamo ovviamente fare un po' di volte apri e chiudi, in maniera che sarà lubrificata bene per tutta la sua corsa. Ok. Bene, possiamo passare al passaggio successivo. Ora io vi consiglio di mettere un panno morbido sotto per evitare di graffiare il cofano durante l'operazione di montaggio, perché dopo sarà necessario ruotare la vettura. Prendiamo il cofano diciamo tenendo chiuse le varie staffe che abbiamo appena lubrificato, in questo modo, ok? Allora le andremo a posizionare in questi punti qua. Praticamente qui troveremo due buchi più larghi, 1, 2, 3 e 4. Questi perni che troviamo sulle staffe andranno ad inserirsi proprio su quei fori là, ok? Un'operazione molto semplice che va fatta solo con un minimo di attenzione per far calare tutto al proprio posto. Ecco, poi lo vedete perché non si muove più né avanti né indietro una volta che è calzato, ovviamente. Ok? Controlliamo anche di lato come spiana.
A questo punto, facendo molta attenzione, teniamo anche ferme le portiere, soprattutto quella dove avviene la rotazione, prima da una parte e poi dall'altra. Ecco, vedete, a me già si era un po' mosso, quindi aspettarlo un attimino. Ecco, ora una volta messo in posizione il cofano, ruotiamo delicatamente tutta la struttura ed andremo a usare le viti di tipo GM per tenerlo insieme. Ovviamente adesso si muoverà, ma poi lo ricosteremo mentre mettiamo le viti. Una volta inserita la prima vite, consiglio di inserirne una dall'altro lato. Ecco qua. Ora provvederemo a mettere le due viti rimanenti in entrambi i lati. Mi raccomando, lubrificate sempre in questo caso, le viti. Ok, adesso dovrebbe essere tutto pronto, giriamo il cofano e lo proviamo. Bene, ora facciamo la prova per vedere se il cofano si alza correttamente. Allora, sul fascicolo viene indicato di non alzare subito di qua, in quanto vedete non aprirebbe, ma di sollevarlo leggermente dalla parte posteriore, in questo modo, e poi sollevare, ed eccolo qui. Ok, faccio vedere anche il meglio dentro. Mi raccomando, non forzatelo se vedete che non viene su, perché potreste rompere gli ancoraggi laterali. Quindi mi raccomando, se avete difficoltà di qualsiasi tipo, aspettate, non forzate, guardate bene il modello, ricontrollate come avete assemblato tutto quanto e dopo riprovate. Ok, nel caso in cui il cofano non si tenga aperto da solo, perché vedete che viene giù con facilità, stringete un po' di più queste viti qua, questa e questa qui più interna. Aspettate, così ve la vedete meglio. Questa qui e quest'altra qua, da entrambi i lati, e dovrebbe reggersi aperto. Ok? Bene, ora una volta messo il cofano andremo a inserire anche il parafango destro. Questo qui lo andiamo ad affiancare corrispondenza dei fori che troviamo qui sopra il telaio. Vedete che abbiamo qui i perni rialzati anche sopra il parafango. Stessa cosa, abbiamo qui questi due perni sul parafango e i due fori più grandi qui sul telaio. Dovranno combaciare tra loro, ovviamente, e inserirsi sopra la carrozzeria. Ecco qua, in questo modo, vedete? Chiaramente poi giriamo delicatamente tutto il modello e lo andiamo a iniziare a bloccare con le viti. Ecco, per accoppiare il parafango al telaio è sufficiente tenerlo in posizione e inserire in questi punti due viti di tipo EM e due viti di tipo VM qui e qui. Ok? È un passaggio molto semplice, per quello non ho ritenuto necessario farvelo vedere perché vi avrei solo annoiato. Comunque è veramente facilissimo. Ok? Bene, a questo punto possiamo passare all'ultimo fascicolo per questo video, che è il numero 85, Turbo Boost. Bene, per quest'ultimo e velocissimo passaggio di montaggio di questa collezione, per quanto riguarda appunto questo invio, dobbiamo nuovamente montare il gruppo di indicatori di direzione sopra il parafango, questa volta il parafango sinistro. Quindi ripeteremo le stesse operazioni già viste, però dal lato in pratica opposto. Quindi inseriremo prima il pezzo in plastica arancione,
traslucido, vedete? Seguendo questo orientamento così, lo faremo inserire tra i due termini rialzati, ok? Prendiamo la struttura cromata, quella indicata con la lettera L, ok? E l'andremo a collocare sopra in questo modo. Ora con l'ausilio di due viti, che sono quelle di tipo EM, andremo a tenere bloccato il pezzo in posizione. Ecco qua, come vedete è un passaggio molto semplice, l'abbiamo già fatto prima, quindi siamo già tutti pratici, ok? Bene, e con questo ragazzi per oggi è tutto. Bene ragazzi, con questo per oggi è tutto, siamo arrivati al momento dei saluti e vi ricordo come sempre, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, di attivare la campanella in maniera tale da essere avvisati ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video. Lasciare un like è sempre una cosa gradita perché ci aiuta a far diffondere maggiormente il video e farci conoscere da più persone, quindi ci fa piacere se lo fate. Vi ricordo anche di visitare, di mettere un like e di seguire la pagina Facebook del canale, l'Andrew Reiger Channel. Vi ricordo inoltre anche di seguire i profili Twitter e Instagram sempre del canale. Certamente Kit, trovate tutti i link in descrizione ovviamente. E a questo punto mi resta solo di augurarvi un buon proseguimento e darvi appuntamento al prossimo video, non è vero Kit? Cosa significa? Significa che dovranno aspettare che pubblicheremo un nuovo video. Dipende da che cosa si intende per bene. Ah beh, anche quello è vero, giustamente. Beh dai Kit, a questo punto saluta i nostri amici. Ciao amico, questa è la voce del computer che governa questa macchina. Sigla internazionale KITT Night Industries 2000. Ebbene amici, dopo la fase finale di presentazione del nostro caro amico, vi do appuntamento a tutti alla prossima occasione. Ciao a tutti!